Buonasera a tutti, così mi sentite meglio. Fra l'altro la mia voce, vi chiedo scusa, è un po' roca. Buonasera Giovanni Tupidi. Io penso che non possiamo passare oltre quella piccola defaillance, piccola grande defaillance che è accaduta, con una questione di rispetto per te, perdonami, posso darti del tu? La cosa reciproca. Perché immagino che in primis la presidentessa sia assolutamente, di tutto lo staff che conosco personalmente, sia assolutamente rammaricata per questa situazione, che chiaramente poi darò la parola a chi vorrà parlare, ma io sto conoscendo Giovanni, o meglio lo conosciamo un po' tutti probabilmente, anche se non dell'ISU, per quello che rappresenta, per quello che rappresenta per tutti coloro che probabilmente non hanno il coraggio di avere la forza, la voce che lui ha, e che quindi rappresenta una voce corale per tutti coloro che si trovano in situazioni di disabilità. Lo abbiamo seguito in tutte le sue lotte in televisione, nei emittenti nazionali, ormai accanto a dei volti che si sono schierati dalla sua parte, da Lorenzo Cherubini Giovanotti, tuo amico ormai, a PIF, ormai assolutamente, insomma, vicino a te anche più che, diciamo, in termini istituzionali. E stasera purtroppo c'è stato un problema che ti ha, una mancanza che ti ha chiaramente fatto arrabbiare, perché ossimorica, possiamo dirlo? Sì, un po' più. Assolutamente ossimorica, però il tempo non c'è stato d'aiuto. Nell'arco di veramente pochissimo risolto la situazione, ci siamo dovuti spostare perché pioveva, e io ero presente all'evento precedente al tuo dall'altro lato, e veramente dopo due gocce eravamo pronti e seduti da un'altra parte. In qualche modo hanno cercato di riorganizzare il tutto. Quindi questo era doveroso dirlo prima di iniziare, perché chiaramente non si può far finta di niente, questo non era degno della persona che sei e di quello che fai. Quindi comunque in primis a nome dello staff, io stessa mi scuso, ma ti assicuro che dietro c'è stata assolutamente non una mancanza di rispetto, ma perché sarebbe assurdo invitarti e poi ecco non prevedere. Quindi veramente ti dico che è capitato tutto così per caso, e si è cercato di fare ciò che si poteva per non tardare neanche troppo, visto che vieni da Palermo e che ti sei fatto un viaggio non indifferente. Abbastanza, cioè, sono tre ore belle toste, quindi abbiamo cercato anche di essere il più celeri possibile per essere puntuali. Tra l'altro, hai detto bene tu, io ho puntualità, tra l'altro, una cosa pure a cui tengo parecchio. Sono piuttosto pignolo. Anche se siamo siciliani, siamo puntuali. Sì, sono parecchio pignolo, quindi questo sì. Incidenti capitano, questo è ovvio che succeda. Forse è anche un po' la stanchezza di dover, per l'ennesima volta, doversi trovare a affrontare situazioni del genere, che per carità è stata risolta, c'è stata l'opportunità di risolverla, è stato fatto anche in una maniera celere, però deve essere chiaro, questo a volte non compare o non viene preso in considerazione, perché l'immagine che si vede non è completa, ma spesso le persone con disabilità, che sono, diciamo, a volte in primo piano, in prima linea, che comunque in qualche modo si spendono, e dietro questo fronteggiare c'è la fatica che poi ci si porta a casa e che poi va smaltita nei giorni successivi. Quindi è ovvio che quando capita un incidente come questo, oltre a doversi scontrare l'ennesima volta con un problema legato all'organizzazione con barriere architettoniche, anche se fortunatamente abbiamo trovato, c'era già la sala pronta, quindi poteva anche essere in qualche modo evitato, ma capisco che
a volte nella fretta, nella dover organizzare un evento in poco tempo, perché questo evento doveva essere a giugno e poi, come sappiamo, per il Covid è stato spostato. Però resta il fatto che situazioni come queste spero che poi rimangano un po' nell'immaginario per fare sempre meglio. Infatti, questo è importante, avere, cogliere anche un'occasione un po' spiacevole per cercare di poi mettere ancora dei punti più fermi, dei punti cardine sul quale ovviamente poi sicuramente nella mente, già così, ma poi anche nell'esecuzione si possano evitare questi inconvenienti. Non mi arrabbio perché sento una mancanza personale nei miei confronti. Io, diciamo, sono una persona che difficilmente si offende, devono succedere grandi cose. Però ripeto, quando poi ci si trova, io penso anche che magari oggi poteva venire a assistere tranquillamente, a prenotare il suo biglietto con altre persone in carrozzina e si sarebbe trovato nelle mie stesse difficoltà. Questo sicuramente è qualcosa che poi dispiace. Infatti, forse è stato un paradosso, sì. Ripeto, ecco, sì. Però era giusto per rispetto in primis a te, anche perché... No, a te e a chi tu rappresenti, perché oggi per noi, ecco, tu sei questo, sei veramente una voce corale e questa è l'importanza anche di ciò che dici e che scrivi nel tuo libro, adesso ne parleremo. Quindi questo per noi è fondamentale, sì, uso il noi, mi permette, mi permetti tu, mi permetterà, spero, la presidentessa, perché, ripeto, so che lo staff è particolarmente vicino al tema, quindi per questo dico un paradosso, perché sarebbe stato assurdo invitarti e non pensare. Non c'è dubbio su questo. Però mi permetti di sottolineare, in primis io dico, probabilmente questo ci dimostra che noi abbiamo ancora tanto da imparare e soprattutto la vicinanza fra i due mondi, chiamiamoli così, gli orizzonti d'attesa devono essere ancora un po' più... Possiamo anche dire che gli eventi culturali servono anche a questo, e quindi utilizziamo, ripeto, anche questo episodio per far sì che nella cultura delle persone, a prescindere dall'organizzazione di un evento, dall'invito a casa di un amico, come è capitato più volte negli anni passati, che un amico lo volesse invitare o invitato a qualche compleanno, ci si dimenticasse che io porto con me sempre dietro la carrozzina. Tanto il posto che lo porto da casa, risparmio pure su quello, per fare una battuta un po' alleggerire, ovviamente. Quindi, ripeto... Come ai cinema di paese di una volta, la sedia me la porto da casa. La sedia me la porto da casa, esattamente. Quindi, comunque, penso che mi permetto di dire che abbiamo, insomma, letto già abbastanza, possiamo, penso... Iniziare con la nostra istruzione. Era un modo per... assolutamente è giusto che sia così. No, ma ci mancherebbe. Innanzitutto io ti do anche oggi, possiamo dare del tuo. Sì, non c'è problema. Il mio personale benvenuto e mi scuso per quello che è successo. Però adesso nell'intervallo, mentre voi entrate in sala, sono andata a rivedere il piano di produzione, perché Town Book è un evento che prevede tantissimi appuntamenti uno dopo l'altro. Io non sono, tra l'altro, il direttore di produzione, perché ogni, diciamo, evento ha dei settori. Quindi sono andata a vedere cos'era un autostorto, perché se succede qualcosa nel mio festival io devo andare a rintracciare cosa è successo, perché il mio primo dovere è scusarmi a nome di tutti per quello che è successo. E ho visto che questo evento era stato previsto in questa sede, perché questa sede è attrezzata per questo tipo di evento. Quindi non ci sarebbe stato nessun motivo per ambientarlo altrove. Se noi non avessimo predisposto una sede, allora avremmo completamente sbagliato, avremmo completamente fallito la nostra missione. Siccome invece questa sede era pronta ed era la sede che avrebbe dovuto accogliere questo appuntamento, che tra l'altro ha la sua grafica nel monitor che riporta questo appuntamento. Quindi è stato un errore di trascrizione del programma, del quale mi scuso, perché avrei dovuto rendermi conto prima di questo errore di trascrizione, e soprattutto che dello staff avrebbe dovuto dare l'indicazione della serie corrente. Una migliore comunicazione. Esatto, quindi mi scuso per questa, diciamo, parte meccanica di un errore,
però non c'è l'errore sostanziale di sopra. Cioè, non aver detto, aderito, non, no, che non penso affatto che sia nella mente. No, perché Alessandra magari parlava però, anche di approccio culturale alla questione, però, è stato un errore meccanico. Però tra il pensiero e l'agire c'è sempre uno spazio. Ma infatti mi scuso. E quello spazio bisogna cercare di migliorare sempre. Sì, questo è quello che dico io. Però un conto è un errore meccanico nel quale mi assumo tutta la responsabilità, un conto è un errore concettuale, sostanziale di impostazione. E secondo me c'è una grande differenza. Sì, quindi, no, nel porgere le mie scuse, però volevo anche dare la giusta configurazione al compito, ma soprattutto a te. Soprattutto a te. Bene. Ripeto, la sala accessibile c'è. Cioè, ma era questa. Ho detto, se non ci fosse stata, sarebbe stato ancora più grave. No, sarebbe stato gravissimo. Però ripeto, anche la comunicazione, anche cercare quando ci sono occasioni come queste, ma in generale, ripeto, io non la prendo sul personale perché mi sento oltremodo oltraggiato, ma se in questo momento, ripeto, una persona con delle difficoltà motorie avesse voluto assistere a questi eventi, anche quelli prima di me, che ci sono stati in questa sala, non avrebbe trovato una giusta comunicazione, probabilmente sarebbe andato nel luogo dove era stata comunicata e magari sarebbe andato via. Infatti sarebbe andato via, sicuramente sarebbe andato via per l'ennesima volta dispiaciuto e per l'ennesima volta arrabbiato di sapere di non poter partecipare. Ma infatti ci scusiamo quindi per questa cosa. Questo tendevo io a sottolineare quando dico bisogna approfittare proprio degli eventi culturali per marcare certe cose in modo da altri che organizzino o comunque noi stessi, lo stesso, avere sempre nella mente e poi nell'azione, che ripeto, purtroppo tra mente e azione c'è uno spazio e con lo spazio accadono queste situazioni che assolutamente non sono fatte per male o con ovviamente volontà. Però bisogna stare attenti a questo. Comunque dire, penso che abbiamo un po' detto tanto. Sì, no, ma io concludo dicendo che infatti che ci assumiamo tutta la nostra responsabilità e ci scusiamo, però è stato un errore meccanico. Infatti quando dicevo approccio culturale dicevo assolutamente il contrario, cioè proprio voi che siete così vicini alla disabilità, prima parlavo con tua madre che mi diceva proprio questo, quindi non avreste mai potuto non prevederlo in questo senso, forse mi sono espressa male. Comunque io direi che possiamo andare avanti ed entrare nel vivo di questa discussione. Prima di proseguire però e di parlare proprio del libro, Giovanni, per chi non ti conoscesse, mi sembra corretto fare una breve presentazione di te, diciamo, una sintesi di quello che poi tu scrivi nel libro. Giovanni Cupidi nasce a Palermo circa 40 anni fa. 43 anni fa, precisamente. È appena conclusa la scuola media inferiore, quindi la terza media, per un probabilmente, dimmi se sbaglio, virus. Questa la spiego poi. Ecco, quindi vai tranquillamente avanti. All'altezza della spalla, un dolore lancinante e nel giro di pochi minuti assolutamente un blocco totale. Probabilmente appunto per un virus, ma ci spiegherà lui meglio cosa e come. Purtroppo la condizione di tetraplegia, quindi un problema a livello di midollo spinale. Ecco, questa è la decima edizione, un'edizione in cui si parla di entusiasmo. Io penso che non poteva esserci persona migliore, o meglio più idonea, ecco, con il libro e il testo più idoneo per parlarne, perché nonostante ciò, nonostante la tua tenera età, perché comunque un ragazzino di 13 anni è veramente ancora un bambino più che un ragazzo, non ti sei dato per vinto e mosso anche dall'aiuto della tua famiglia che, insomma, da come si legge nel libro, ti è stata veramente molto vicina e di grande supporto, ma poi tu hai camminato veramente, non è il termine adatto, però metaforicamente mi sento di volerlo dire, con le tue gambe, che forse è molto più impegnativo dell'atto fisico.
fisico, perché tu hai lottato da subito, magari racconteremo qualche episodio, ecco, qualche aneddoto del libro, e sei andata avanti, e nonostante gli ostacoli oggettivi, diciamo logistici, la defiance di qualche anno e del fatto di non poter continuare ad andare a scuola con l'iter e i tuoi compagni, diciamo, hai preso una laurea in statistica con tutte le difficoltà del caso, sei andata avanti e hai deciso di essere proprio un emblema, ecco perché prima dicevo voce corale della disabilità, il blog di Giovanni è veramente un simbolo in tal senso, un emblema della disabilità per tutti coloro che comunque non hanno il coraggio, la forza, la possibilità o anche caratterialmente la forza che hai tu, appunto. E nel 2015 diciamo che Giovanotti ti ha proposto di realizzare un docufilm dal titolo Gli Immortali, che ha probabilmente poi dato il titolo anche al tuo libro, L'Import. Devo dire che ti dico, ecco, che quando ho letto il titolo del libro, sapendo che si trattasse di disabilità, ecco, questa cosa mi ha un po' spiazzata, perché non riuscivo a conciliare insieme questi due termini che sembrano un po' simorici, da un lato la disabilità e dall'altro l'immortalità. Partiamo da questo, ecco, spiegaci un po'. Ma, come dico nel libro, come scrivo, non bisogna confondere l'immortalità in senso letterale, cioè il fatto che ci sono, per quando si dice che quella persona è immortale, significa che quella persona ovviamente, come tutti possiamo supporre, non rivelerà la sua fine, la sua morte. Il discorso è cosa fa quella persona per essere ricordata, non brutalmente, ma sono poi le sue parole, i fatti che fa, tutto ciò che nella vita lo spinge ad andare avanti, a renderlo immortale in quel momento in cui sta facendo quelle cose. È un concetto un po' difficile da afferrare, forse, però io mi ci sono ritrovato molto. Veramente è partito da l'input, da quello che film che ho fatto con Lorenzo, che è stata un'avventura incredibile, non solo e non tanto per come l'ho affrontata, perché ho dovuto fare un viaggio in nave, perché io non posso prendere l'aereo, per me è molto difficoltoso, quindi ho fatto il viaggio in nave da Palermo a Genova per poi andare a Milano al concerto. Quindi quel docufilm racconta in realtà il mio viaggio verso il concerto e racconta tutto quello quindi che c'è nel mezzo tra il punto di partenza e il punto di arrivo. E quel viaggio per me è stato importante, ripeto, non solo per quello che ho dovuto affrontare, ma perché era un punto un po' strano dalla mia vita, in cui pensavo che però quasi inconsapevolmente che alcune cose per me fossero veramente difficili, veramente quasi, non dico irrealizzabili, ma molto lontane da raggiungere. E invece quel viaggio ha rimesso in moto un po' questa spinta nel raggiungere uno step sempre un po' più avanti. Ripeto, nel raggiungimento di questi step c'è sempre quella fatica poi di cui parlavo prima, e che spesso non si vede, ma che invece è molto presente in chi ha una disabilità o una difficoltà, ma per forza una disabilità, come la mia. E in effetti il libro non l'ho scritto per chi ha una disabilità come la mia. In realtà io il libro l'ho scritto per due motivi. Uno è un'esigenza personale, di mettere un punto rispetto a una serie di fatti, di vicissitudini, per mantenere saldo l'obiettivo che ho sempre nella testa, che è quello di andare avanti, nonostante quello che capita o grazie a quello che capita, sempre quello comunque di andare avanti e di fare un passo sempre ulteriore nel raggiungimento
di un obiettivo che nel mio caso è quello di poter dimostrare e poter essere per me una persona indipendente, una persona che sicuramente si sa autodeterminare perché sa prendere le proprie decisioni in autonomia, ma che sicuramente non è indipendente. Con indipendenza non intendo ovviamente riuscire a fare cose da solo che evidentemente non posso, ma significa comunque raggiungere un punto della vita, un'organizzazione e un modo di fare le cose che mi permetta di poter prendere una decisione e metterla in pratica. Quindi questo è stato il primo motivo. Il secondo è che volevo raccontare questa storia non per metterla a paradigma, non era questo il mio obiettivo, ma semplicemente per cercare di dare una visione di come io ho affrontato le mie difficoltà e magari dare queste immagini poteva essere utile a qualcuno che vive un momento di difficoltà e magari riesce a utilizzare un episodio che racconto in modo da potergli dare una mano o una spinta o quello che si vuole ad andare avanti. Infatti io diciamo che mi permetto di dare un consiglio per la lettura del tuo testo, dimmi se è la giusta visione, il giusto approccio, cioè un testo che deve farci riflettere, quindi non soltanto al di là degli aneddoti che tu racconti chiaramente della tua vita, quello è il punto di partenza, l'input, però è un testo che deve in qualche modo suonare come una ricerca di domande su cui riflettere, non tanto un testo dal quale si possano vincere delle risposte. Assolutamente. E questo sì, è proprio così. Non, ripeto, io non ci sono soluzioni, non è che io do una soluzione a un problema. Io dico come ho affrontato alcune difficoltà e in questo modo, e nel modo in cui le ho affrontate, magari si può intravedere una propria strada. Qui torna il concetto di entusiasmo di cui parlavo prima. Ma io sono una persona assolutamente entusiasta, io mi butto nelle cose, certe volte anche ci rifletto un po' poco e magari poi sono situazioni in cui devo impegnarmi moltissimo, però in realtà a me piace fare cose innanzitutto. Giovanni, la vita è... riesco a pensarmi non fermo per la tetralogia, ma fermo senza fare qualcosa, senza organizzare un evento o senza poi diciamo che abbiamo una battaglia per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. Quello è un campo vasto aperto che ci dà sempre da fare. Quello è, diciamo, abbiamo una prateria di problemi da risolvere, ma personalmente io non riesco a pensare a me stesso che non fa qualcosa. Per me non tu, per esempio, dici sempre che la canzone preferita dell'album di Jovanotti è Ragazzo Fortunato, no? Proprio per parlare ancora di paradossi, che evidentemente invece non sono in questo caso dei paradossi. Cioè tu, questa è stata la tua grinta, hai parlato di una prospettiva da quando è successo e quello che di cui abbiamo parlato prima è cambiato proprio l'esistenza, e quindi c'è un sottotitolo anche nel tuo libro, e tu ti sei ritrovato a dover rivoluzionare anche il concetto di tempo, il concetto cronologico, cercando di mettere da parte, accantonare il passato, per pensare a come sopravvivere dato l'evento e soprattutto volendo guardare al futuro. E questa, diciamo, la grinta che ti caratterizza, e questo tra l'altro mi fa pensare anche a una risposta molto interessante che tu hai dato a una domanda che ti ha fatto Jovanotti in una delle interviste, quando ti ha chiesto ma qual è il contrario della parola disabilità, disabile, e tu hai risposto: non esiste questa parola contraria, perché non esiste il contrario della parola persona. Sì, questo è stato... Sì, questo è stato durante la presentazione del libro che ho fatto con Lorenzo
a Milano, altro viaggio, altra avventura, altre cose che ho dovuto cercare di raccontare al di fuori del libro, insomma, che mi segue sui social, lo sai che io poi ogni tanto vado raccontando episodi, cose che succedono, anche che non sono state magari messe nel libro, ma che magari possono essere altrettanto simpatiche o utili. Sì, perché spesso vedo che non si riesce a scindere due sostantivi, disabile e persona. Quando la disabilità è semplicemente una caratteristica della persona, non è la persona. La persona ha dignità di persona come tutti, non cambia il concetto di persona perché ha una carrozzina, perché ha una stampella, perché non sente bene o ha bisogno di un cane che gli faccia l'accompagnatore. Rimane pur sempre una persona. Spesso noto che invece c'è difficoltà. Spesso mi è capitato che qualcuno magari in una reception si rivolgesse a me dicendo il signore è disabile. Basta dire solo signore, se non mi conosci e mi vuoi chiedere qualcosa. Oppure spesso capita che non ci si rivolge direttamente alla persona, ma alla persona che è a fianco. Ecco, queste sono tutte cose che riguardano le azioni che noi mettiamo in pratica, anche inconsapevolmente, ci mancherebbe, ma che quindi denotano quindi una mancanza ancora di appropriazione nella propria vita, invece di concetti che dovrebbero da 1 a 10 quanto siamo ancora lontani dall'acquisire questa consapevolezza? Ci vuole un po' di strada, dipende anche da molti contesti in cui ci si ritrova, dipende anche, sì, dipende molto dal contesto. Se prendiamo il contesto della politica siamo a mezzo forse, neanche a uno. Prendendo altri contesti sicuramente si deve lavorare, ma sicuramente ci si trova avanti. Io ho acquisito la mia disabilità nel 91, sicuramente dal 91 al 2020 io è ovvio che mi accorga che ci sono stati dei cambiamenti. Quella è una cosa che racconto nel libro, sono gli occhi degli altri. Io quando le prime volte sono tornato a uscire, avevo una paura, scusate la parola fottuta, di uscire di casa dopo quasi un anno di non poter mettere i piedi fuori tra gli ospedali, poi ritorno a casa, perché insomma le mie condizioni erano abbastanza serie, io non riuscivo a stare seduto come sto seduto ora. Io da 30 anni ogni giorno faccio 3 ore e mezza di fisioterapia, quindi non ho mollato un giorno per riuscire poi a mantenere la condizione acquisita. Per questo dico che spesso le immagini che una persona dà di sé non è in realtà quello che la persona è. Questo ho usato questo concetto all'inizio. E io racconto di questi occhi che ti guardavano come se guardassero un alieno. Noi ci inventavamo un gioco, i miei genitori si inventarono una specie di gioco per farmi ovviamente non farmi pesare questa situazione, che era quella di ricambiare altrettanto lo sguardo che ti veniva rivolto fino a quando le persone non si stancavano e cambiavano strada. Ecco, questo un po' devo dire che è cambiato questo sguardo nei confronti di una persona con disabilità. Si incontra sempre qualcuno che si guarda come un alieno, e i migliori di tutti sono i bambini che ti guardano, ti indicano, e poi ogni tanto spunta uno che per una via di Palermo si rivolge a suo padre e dice: papà, ma è Iron Man? Quella è un'ingenuità. Sì, ma i bambini sono fantastici, quando mi fanno delle domande sono sempre pronto a rispondere, cercare di spiegare le cose, perché ovviamente la loro ingenuità però a volte tira fuori i problemi o tira fuori delle domande anche per spiegarci. Una volta mi è capitato, stavamo andando a Napoli, avevo preso l'aliscafo, c'era un mio piccolo, 3 anni,
si stava avvicinando alla madre immediatamente, lo stava tirando e ho detto no, signora, lasci, tranquillo. Mi ha fatto una domanda bestiale, mi disse, ma come ti ci hanno messo là? Che è una domanda che se me la fa un adulto, io dico, come parlo di tu hai capito poco, però la domanda è giusta, cioè io per mettermi seduto in carrozzina ci vuole una gruetta con un'imbragatura che mi alza dal letto e ci vogliono tre persone che mi aiutano a sistemarmi. Quindi in realtà se quella domanda è ingenua... Paradossalmente i bambini sono più sensibili. Esatto, esatto. Su quella domanda ingenua in realtà si può dare la risposta a degli adulti e spiegare, come ad esempio, cosa significa fare delle manovre per poter stare seduto correttamente o svolgere le attività della giornata. Quindi questa è la strada che ancora bisogna fare. Bisogna comprendere che le situazioni che si vivono, le immagini che si ricevono delle persone, in realtà celano ancora degli aspetti molto importanti di impegno, di fatica, e quindi a maggior ragione vale l'impegno di una persona che ha una disabilità che lotta. A me è capitato un nostro amico del comitato, siamo handicappati non cretini, con i quali abbiamo veramente dato una svolta, questo si può dire, perché una disabilità gravissima in Sicilia. A me è capitato che questo nostro amico, membro del direttivo del comitato, a una manifestazione sia stato tutto come si dice, lo hanno dovuto accompagnare in ospedale perché è stato male e lui, pur sapendo di essere in una situazione critica, non vuole mancare a quell'appuntamento, perché era un appuntamento con la politica determinante per sbloccare alcune situazioni. Quindi per questo dico, la strada c'è. E la strada c'è anche perché purtroppo, dimmi se sbaglio, spesso il disabile viene visto più come un disturbo che non come un essere umano, nel senso di risorsa. Tu addirittura parli e dici vorrei essere un contribuente, no? Ma non contribuente nel senso di contribuire alle casse erariali, ma proprio dare il mio contributo. Ma il mio contributo come persona, come tutti gli altri, come persona che possa avere un lavoro con la laurea che si è guadagnato con più sacrifici probabilmente di altri. Perché ancora questo non riusciamo, nonostante tutto? Perché quello del lavoro, perché quello del lavoro è ancora un tabù, per proprio. Questi due tabù più grandi che le persone con disabilità vivono sono due: il lavoro e la sessualità. Questi sono i due tabù più grandi. Sulla sessualità c'è assolutamente un velo che copre tutto. Le persone con una disabilità, specialmente se hanno una grave disabilità, per le persone sono asessuate, sono come gli angeli che non hanno sesso, ma è una battuta, ma non lo dico per scherzo, lo dico seriamente. Che poi anche lì si dovrebbe scindere situazione da situazione. No, ovviamente, non è che c'è una categoria. Questo capitolo prima o poi andrà affrontato, prima o poi bisognerà farci i conti, anche perché poi si rischia che le persone vivano male quelle situazioni. L'altro tabù è il lavoro. Oggi in Italia spesso una persona con disabilità che magari è assunta in un posto di lavoro privato, spesso il datore di lavoro non pensa che magari ha un lavoratore che è molto formato, che magari si impegna più di altri. No, pensa che magari un lavoratore o un suo familiare si prende 3 giorni di 104 al mese e non se lo ritrova in azienda a lavorare. Questo è qualcosa veramente di... è un esempio, una cosa che succede ed è incredibile. L'altro tabù è che non c'è l'accesso al mondo del lavoro. Se noi andiamo a guardare le statistiche dell'ingresso al mondo del lavoro di una persona con una disabilità, ci troviamo con percentuali sopra il 70%. Se poi è una donna, siamo anche sopra l'80%, perché viene doppiamente discriminata. Perché è donna e perché ha una disabilità.
Io per questo ho portato sempre quell'esempio, di non voler essere considerato una persona che ha una disabilità e che va assistita. Io voglio essere considerato una persona che ha fatto un'alta formazione, perché io dopo la laurea ho preso il dottorato di ricerca di statistica applicata, e che è una risorsa per lo Stato. Tra l'altro, nella fattispecie della formazione, la formazione ha un costo, quindi comunque è stato speso un costo che poi non viene messo a servizio, certo, della collettività, non rientra nel servizio della collettività. Per cui quando dicono voglio essere un contribuente, cioè non quello che do, io già do il mio contributo alla società, direi che lo do abbastanza, con abbastanza impegno, ma io vorrei un lavoro, pagare le mie tasse sull'imponibile, essere un lavoratore come tutti gli altri. Perché? Perché questo? Non solo per soddisfare la mia voglia, ma perché in questa maniera la caratteristica di disabilità è sempre più caratteristica ed esce fuori la persona, la dignità della persona, la risorsa che la persona è per la società, e non viene più vista come un costo. Perché oggi quando noi parliamo di assistenza per le persone che hanno disabilità, è un costo. Si fanno le poste in bilancio, si cerca di metterle il meno possibile, si dice che non è colpa di qualcuno se in Sicilia ci sono i disabili gravissimi. Sì, e quindi il bilancio di uno Stato, di una regione, deve riservare poste in bilancio per quello. La persona viene vista come un costo. Ci sono tutti gli articoli di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera che proprio hanno una serie di numeri uno dopo l'altro, quindi è oggettività. Perché io ho avuto l'onore di collaborare con Gian Antonio Stella quando lui ha scritto gli articoli. Sì, poi ha seguito dal 2017. Sì, poi lui ha scritto adesso un libro bellissimo sulle persone con disabilità nell'arco della storia, diciamo, dell'umanità, dalla preistoria davvero fino ai giorni nostri, parlando di scienziati. Ed è quello che viene fuori da questo libro, è come incredibilmente qualcuno con una grave disabilità sia stata una risorsa importantissima in quel momento, in quella società. E addirittura ci sono casi nel passato in cui quella persona era un privilegiato, cioè era per gli altri davvero una persona importante, non più importante. Una ricchezza, una persona che andava tenuta sicuramente in alta considerazione. Ecco, adesso senza volere ovviamente per forza dire che ogni persona con disabilità deve assurgere a modello, anzi la normalità sarebbe la conquista più grande. Tra l'altro si parla tanto di integrazione e di inclusione, però a volte soltanto sulla carta, anzi poi tu ne parli anche nel tuo libro. Il contesto della scuola è un contesto secondo me particolarmente importante, adesso ci arriviamo. Io volevo dire che neanche la lingua, cioè la nostra lingua italiana, secondo me è vicina alla categoria dei disabili, perché già la parola stessa disabile con questo prefisso che ha più della negativo, no? Privato di un'abilità, qualcuno parla di diversamente abile, ma secondo me, ecco, bisognerebbe anche coniare un nuovo termine che dia giustizia e soprattutto oggettività. Non è una questione di giustizia, è proprio così, oggettiva, e come dici tu, andare a fare le distinguo e guardare alla persona non a disabile in generale, senza capire, senza conoscere, senza sapere. Sì, è pur vero che negli ultimi anni mi sono meno affezionato a, non perché non sia importante, attenzione, ma perché ovviamente ho rivolto la mia attenzione all'altro, a dover per forza picchiare la testa contro questo. Beh, gli inglesi se ne sono usciti, scusate la parola in siciliano, ma se ne sono usciti utilizzando la locuzione people with special needs.
persone con bisogni speciali. Sì. Ed è una soluzione che potrebbe anche andare. Diciamo che persona con disabilità in questo momento è sicuramente quella più accettata, perché il con, perché esatto, è la parola persona e il con presuppone una caratteristica, una aggiunta, non una carenza. Quindi diciamo che questa parola a me dispiace molto quando spesso, troppo spesso, ad esempio nel giornalismo non si riesce ad utilizzare questa semplice locuzione persona con disabilità. Si continua, perché lo dico? Perché in quel caso c'è una persona che legge, e se la sua testa, certo, se la sua testa gli viene ripetuto, certo, ossessivamente persona con disabilità, probabilmente riflette, proprio riflette, dovrebbe cambiare. Quindi diceva Nanni Moretti, la parola sono importanti in questo. Sì, infatti, quello che dicevo prima io.